Buonasera a tutti, non ho sentito il comizio di chi mi ha preceduto, ma ho visto queste immagini. Questa è la città che ci hanno consegnato. Questa è la città che ci hanno consegnato. E questa è la città che vogliamo. Questa è la città che vogliamo e quella cosa azzurra che ogni tanto si vedeva si chiama mare. Io lo conosco dal 1958, da quando sono venuto qua, non so altri. Mare, mare nostrum, mare di Policoro. E Zavorra a bordo della mia nave non è mai imbarcata. La barra è ben salda e la prua dritta. Non c'è diritto di domicilio sulla nostra nave per la Zavorra, non so altrove. E a questo punto consentitemi di salutare questa piazza,
la piazza delle grandi occasioni, la piazza che festeggia un bel momento di democrazia, le elezioni amministrative, un momento di eccezionale importanza. E allora, ci siamo, dai, siamo alle battute finali della campagna elettorale e quindi sento il dovere di ringraziare voi tutti per la capacità di ascolto che avete offerto alla nostra proposta e l'attenzione che avete rivolto a una nuova esperienza. E mi consentirete anche di ringraziare tutti i candidati e le liste che sostengono la mia candidatura a sindaco. E ora permettetemi di dare la parola a qualche membro dell'equipaggio. E allora, Antonello, a te il microfono. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. È una piazza fantastica. Non ne ricordavo una così, eppure sono 20 anni che salto sui palchi a fare dei piccoli interventi. Altri dicono che fanno i comizi, io faccio piccoli interventi. Magari non sarò un grande oratore, però cerco di farmi capire e cerco di dire la verità ai miei concittadini. Grazie a te Enrico. Grazie a voi compagni di avventura, candidati delle 5 liste a sostegno di Enrico. Siamo una grande squadra, non abbiamo paura di nulla, potete attaccarci quanto volete, potete urlare, anch'io forse sto urlando un po' stasera, ma perché voglio far ascoltare magari da chi si sta nascondendo, da chi non vuole stare in piazza perché pensa di fare numero. Perché è vergognoso quello che stanno facendo i nostri avversari, dicono menzogne, attaccano, dicono bugie soltanto per cercare di togliere qualche piccolo consenso, ma non ci riuscirete. Più parlate di noi, più parlate male di noi, più noi cresciamo. Se qualcuno pensava di arrivare al ballottaggio e facendo così ci impediva di arrivare, state tranquilli, noi al ballottaggio non arriviamo perché vinciamo al primo turno. Come si fa a criticare anche il fatto che siamo andati a casa dei cittadini di Policoro a chiedere il voto? Guardate che non tutti vengono in piazza a ascoltare i comizi, non tutti hanno Facebook, ci sono persone che vivono a casa, che hanno tantissimi problemi, che ci vogliono guardare in faccia, vogliono guardarci negli occhi quando parliamo, vogliono guardarci negli occhi perché vogliono vedere se c'è sincerità, non ci nascondiamo dietro altri mezzi, noi siamo andati nei quartieri della nostra città, siamo entrati a casa dei cittadini, ci hanno aperto tutti la porta, chi un caffè, chi un succo di frutta, però ci hanno aperto tutti la porta, ci hanno ascoltato e noi abbiamo ascoltato loro. C'è tanta gente a Policoro che vive ai margini di questa società, nella totale indifferenza, e la politica deve stare vicino a queste persone, non si deve ricordare di loro ogni 5 anni. E allora, siccome ho visto che qualche giorno fa c'era qualcuno che postava su Facebook le foto della piazza, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, tra poco votiamo 50.000 persone a Policoro, non so quanti a noi. Ma si può ridurre la politica a questo? Si può pensare che se stasera ci sono 2000 persone, sono 2000 persone che votano noi? Non ci sono, non si può pensare che tutte le persone che sono qui, ci sono tante tra loro che ancora non hanno deciso a chi votare e che vogliono ascoltare il programma. C'è gente che è andata via da qualche comizio perché sentiva solo urlare, attaccare gli avversari, mai parlare del loro programma. Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo parlato dei nostri programmi. Avete fallito miseramente la vostra campagna elettorale. E la cosa che mi fa più rabbia è quando si prende in giro il cittadino di Policoro. Si gioca con l'intelligenza del cittadino di Policoro. Io sono stato sempre convinto che chi
viene eletto deve governare per tutti e cinque gli anni e ha la possibilità di mettere in atto tutto quello che ha detto e che ha scritto nel programma elettorale. Però bisogna avere anche la correttezza che dopo i cinque anni, se si ricandida questo candidato sindaco, deve venire a raccontarci quello che ha fatto, ma anche quello che non ha fatto, perché sicuramente è molto di più di quello che ha fatto. E poi questo fumo negli occhi, sta giocando, secondo me sta giocando la cittadina di Policoro, questi cantieri aperti all'ultimo momento, per raccogliere giusto qualche voto. Ma non è così che si vincono le campagne elettorali! Non è così! Caro sindaco Leone, il tuo tempo è scaduto! Devi andare a casa! Policoro ha bisogno di altro! Ha bisogno di gente nuova, di gente motivata, di gente che ama questa città! E noi l'abbiamo! Noi vogliamo il bene di questa città, vogliamo la crescita di questa città, partendo dal turismo, dall'agricoltura, di tutti i temi che il nostro Enrico ha spiegato perfettamente in questa campagna elettorale, così anche gli altri amici candidati. E poi lo sport, quello sport, noi siamo stati abbandonati, associazioni sportive abbandonate al proprio destino. Non è così che si può governare una città come Policoro. Policoro è una città grande, è una città con migliaia di abitanti, con tante risorse e che vuole che i propri figli rimangano qui e vuole anche che chi è partito possa ritornare nella propria città. E allora chiedo un voto per le 5 liste a sostegno di Enrico Mascia e un voto per il nostro Enrico Mascia, un voto che significa libertà, disponibilità. Grazie. Grazie Antonello, un intervento, come dire, appassionato. Chiamo alla ribalta Maria Teresa Prestea, a te il microfono. Io sono Basta. Buonasera cittadini e cittadine di Policoro, grazie Enrico, grazie a tutti quanti. Vado. Grazie a tutti quanti, sono qui questa sera ad ascoltarci. Cosa dire? Non dirò perché io mi sono candidata, penso sia chiaro. Voglio invece parlarvi della visione, dell'idea che abbiamo per la nostra città. La nostra città che è bella, che ha tanto da offrire e che può regalarci ancora tanto, perché diciamo che potenzialmente ha tanto, ma bisogna fare in modo che questo potenziale venga fuori. Non è il tempo delle guerre, non abbiamo che cosa dire alla maggioranza o alla minoranza che finora ha amministrato, come ha ritenuto opportuno fare. Noi oggi abbiamo invece, è arrivato per noi oggi il tempo di rimboccarci le maniche, abbiamo bisogno di lavorare per questa comunità, abbiamo bisogno di affrontare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo e che ormai la nostra comunità, ma non solo, ma l'intera Italia e il mondo intero sta affrontando da lungo tempo, il bisogno di trovare le soluzioni a quelli che sono i nostri problemi. Abbiamo la possibilità di trovare le soluzioni ai nostri problemi qui, nella nostra terra. È una terra ricca, è una terra che può offrirci molto e può darci la possibilità di trovare la soluzione all'interno della nostra stessa comunità. Policoro è una bella città, è una bella città che è in un contesto gradevole, che è quello del Metapontino, e ne è una perla nel Metapontino. E allora l'unione dei comuni, come qualcuno qualche sera fa da un comizio proprio da questo palco ricordava e riconosceva la centralità della nostra città, mi riferisco al sindaco di Tursi, ce l'abbiamo, ce la riconoscono e insieme agli altri comuni, io da anni che lavoro nell'associazionismo, lavoro, che do il mio volontariato, la mia opera nell'associazionismo e c'è la necessità di mettersi tutti insieme per poter trovare delle soluzioni che siano utili. Ci sono i consorzi, c'è una idea di comprensorio che non vede sola una singola cittadina. E allora l'agricoltura può essere una nostra grande risorsa. Come città di Policoro e come territorio del Metapontino, noi abbiamo un'agricoltura di qualità, a
abbiamo dei prodotti di eccellenza e questi possono aiutarci a far decollare il nostro territorio. Possiamo chiedere come amministrazione, possiamo chiedere come territorio il riconoscimento dei nostri prodotti, un IGP, quindi parliamo di programmi, parliamo di quello che vogliamo, ne abbiamo di idee. Un IGP che possa collegare i nostri prodotti di eccellenza dall'oro rosso, abbiamo visto le immagini prima, possa collegare i nostri prodotti di eccellenza al nostro territorio e veicolare attraverso questi prodotti la nostra terra come luogo di turismo. Non abbiamo solo il mare e il turismo legato solo al mare purtroppo ci riduce ai soli mesi dell'estate, invece con l'agroalimentare noi possiamo allungare il nostro periodo da dedicare al turismo. Ha Enrico più volte citato le palazzine, ma perché costruire dei grandi alberghi lungo il mare di Policoro quando invece abbiamo tante case vuote e abbiamo anche esempi nei comuni vicini come Rotondella e altri, dove le case che sono vuote vengono utilizzate per accogliere i turisti. Certo va messo tutto a sistema, però è un'economia nuova che può far sì che i nostri giovani non vadano via, è un'economia nuova che può far sì che si metta in circolo un circolo vizioso, scusate il gioco di parole, ma positivo, perché utilizzare ciò che abbiamo già permette ad un bar di lavorare, ad una lavanderia, ad un giornalaio, quindi permette ad un turista di vivere la nostra città, vivere i nostri prodotti, vivere la nostra terra, vivere il nostro museo che ha migliorato i suoi numeri ma tanto si può fare, vivere la nostra storia e respirare la nostra aria pulita. L'agricoltura non è più un'agricoltura fatta solo di prodotto che si produce e si vende al mercato, è un'agricoltura multifunzionale e proprio per questo si lega bene al turismo. Possiamo farcela, abbiamo tante idee, abbiamo bisogno del vostro consenso, abbiamo bisogno che voi ci aiutate a metterle in campo queste idee e abbiamo bisogno che voi ci diate un voto. Date un voto non a un buon oratore, ma a chi ha dimostrato di essere e di saper amministrare la cosa pubblica. E soprattutto il mio invito è quello di dare un voto, un buon voto, dato con coscienza a tanti che si sono candidati e che possano domani sedere in quel consiglio comunale e possano saper amministrare la nostra città e saper programmare per il bene nostro e dei nostri figli. Vi ringrazio. Grazie per la cosa, intervento pacato ma decisamente incisivo. Daniela Di Cosova, a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti, sono davvero emozionata di essere qui questa sera, è la mia prima volta sul palco e spero mi perdoniate la prima emozione. Io non sono una politica di professione e non intendo improvvisarmi tale questa sera con discorsi particolarmente elaborati. Io ho tenuto a intervenire insieme ai miei amici della lista che rappresento, la Casa dei Moderati, per ricordare una cosa. Abbiamo condiviso con il candidato sindaco Enrico Mascia un valore fondamentale che è quello della concretezza. Conosciamo bene il potere comunicativo della parola, ma preferiamo sempre i fatti e credo che durante tutte le riunioni fatte nelle varie zone di Policoro, nei vari quartieri, il nostro candidato sindaco insieme a tutti noi candidati consiglieri siamo stati capaci, spero, un minimo, di condividere con noi quella che è la realtà del programma che oggi con la nostra parola intendiamo portare avanti qualora vogliate onorarci del vostro voto. E allora vorrei ringraziare di nuovo il nostro candidato sindaco Enrico Mascia per l'opportunità che mi ha dato e vorrei invitare ognuno di voi a spendere un voto almeno.
grazie Daniela, giro io per l'assistenza medica e non ci sono bisogno. Ok, grazie. Bene, allora la ribalta Domenico Ranò, a te il microfono. Mi ero ripromesso di non dirlo che ero emozionato, non ce l'ho fatta, scusate. È tanto tempo, e la voglia di parlare di politica era troppo forte. Per quelli come me che in questa città militano e fanno politica da ragazzini e non si improvvisano negli ultimi 5 anni a fare la politica, è un senso di responsabilità troppo forte. Stare qui a chiedere il voto per Enrico Mascia e per il centro-sinistra. Io, dopo 11 anni, mi sono ricandidato di nuovo perché ho l'abitudine di non farmi prendere dalla passione per la politica, perché la passione non deve diventare un'ossessione. Caro Rocco Leone, la passione ci vuole nella politica, ma non deve essere un'ossessione. Dopo 11 anni mi sono ricandidato perché voglio contribuire dando parte del mio tempo, voglio contribuire alla politica, ma voglio contribuire al governo della città, perché Enrico, io sono sicuro che questa piazza, gli elettori ci chiederanno di governare. Siamo qui con la stessa passione e coerenza di sempre a chiedere un voto per il centro-sinistra. Io mi sforzo di ragionare ora, a distanza di 10 anni, che ho la fortuna di avere 2 bimbi, 11 anni fa non avevo figli. Io e i miei figli, nonostante la giovane età, dico una cosa: la politica è l'impegno civile più bello e più appagante che ci sia, e l'invito da ora a praticarla. Però dico sempre a me stesso, ai figli non bisogna parlare, bisogna dare l'esempio, e io voglio dare l'esempio ai miei figli. Mi voglio impegnare per la mia città, per il progresso della mia città, per la giustizia sociale della mia città. Ecco perché ci dobbiamo impegnare tutti, Enrico. Ecco perché anche un impegno in età più avanzata è sempre un bel impegno nella politica, anche perché la politica si fa in tanti modi. Io sono 11 anni che non mi candido, ma sono sicuro che sulla strada ho fatto politica ogni giorno. Ecco perché mi metto a disposizione di questo progetto di cambiamento di Enrico Mascia, perché lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli. Noi dobbiamo ambire a una città più bella, più vivibile, attenta alle esigenze dei più deboli e che crea anche opportunità di sviluppo. Badate, l'ha ripetuto pure Gianluca al suo comizio, ci hanno attaccato dicendo che noi siamo una coalizione fatta di personalità forti e diverse. Io li ringrazio per il complimento, perché per me, per fare politica, ci vuole personalità. Assumersi la responsabilità di governare, ci vuole personalità. Le scelte, la durezza delle scelte, non si possono fare con l'improvvisazione, si possono fare con la consapevolezza del ruolo che si svolge. Personalità forti e diverse, sì. Il centro-sinistra non è una coalizione di uguali, siamo diversi, ma la diversità è una ricchezza, la diversità è fonte di
di scelte, di condivisione. Noi non vogliamo l'omologazione, tutti uguali, assenza di confronto e dibattito, assenza di idee. No, ci piace la diversità, ci piace la nostra diversità. Io sono sicuro che Enrico sarà capace, con la sua autorevolezza, di prendere il meglio di queste personalità e fare la sintesi per la ricerca delle migliori soluzioni del governo di questa città, perché sono convinto che la sua azione sarà improntata, come ha detto anche nell'intervista sul quotidiano, alla condivisione e la collegialità. Collegialità, sindaco, collegialità. Siamo, vi voglio rassicurare tutti, ma non voi, voglio rassicurare gli avversari. Siamo persone serie e siamo anche persone mature, che capiamo il senso della sfida, capiamo qual è la posta in gioco, che non sono le nostre ambizioni personali, ma è l'interesse vostro, di questa comunità. Noi veniamo dopo di voi. Ecco perché noi, Enrico, ci stringiamo tutti quanti, tutti con le nostre personalità, attorno a te, perché siamo sicuri che con te possiamo provare a cambiare, e soprattutto perché noi questa città la amiamo. Noi, io non volevo fare polemica con nessuno, però visto che il candidato a sindaco mi ha tirato in ballo, Gianni Di Pierri, ti voglio dire brevemente una cosa. Caro Gianni, io e te siamo cresciuti in questa piazza, ci conosciamo da sempre, sai che io da ragazzino ho fatto della militanza politica una ragione di vita, sai che io ne ho fatto una questione di vita, sai che sono una persona schietta, sai che faccio della verità e della mancanza di bugia la mia azione politica, sai che io non sarei capace di pugnalare nessuno alle spalle per capire che cosa è successo 11 anni fa, 10 anni fa per l'amministrazione di Sanza. Ti bastava chiedere a un tuo amico che sta nella tua coalizione, ti bastava chiedere a Franco Labriola, un promotore di una delle tue liste, perché quell'amministrazione è caduta e che responsabilità aveva il sottoscritto. Io, quando cadde quell'amministrazione, nonostante fui il più votato, erano da 2 mesi che non ero né consigliere né assessore, non facevo più parte dell'amministrazione e non ero nemmeno più interessato che cadesse l'amministrazione, e lo dimostra il fatto che alle successive elezioni io non mi sono candidato, non ho cercato di fare liste, mi sono messo in disparte ad aspettare che passasse il tempo e mi ritornasse la voglia per la politica dopo quella grande delusione, perché la politica non è come forse per te improvvisazione e opportunismo, per noi è sangue e militanza. Siamo persone serie, ecco. La nostra diversità del centro-sinistra, come ho detto prima, dovrà essere la ricchezza per il governo della città, per governare la complessità di questa città. Ci vogliono intelligenze, competenze, capacità anche fuori dalla giunta, dal consiglio comunale, capaci di aiutare l'azione amministrativa, di trovare soluzioni e problemi, ma soprattutto dovremo essere bravo a creare opportunità. In poche parole, questa città ha bisogno di una classe dirigente, non di un gruppo di amici che amministrano. C'è bisogno di intelligenze per
perché la politica è rappresentanza, è una forza politica, tanto più è rappresentativa del territorio, tanto più è forte, e questa è la forza del centro-sinistra, la nostra rappresentatività della città. Riusciamo a rappresentare tutti i pezzi della città e non solo alcuni. Policoro deve recuperare velocemente il rapporto che purtroppo negli anni ha perso con la regione Basilicata. Io condivido quello che ha detto Enrico Bianco qualche sera fa. È vero, l'amministrazione comunale non deve andare col cappello in mano alla regione Basilicata, però caro Enrico, noi dobbiamo dire anche che purtroppo questa città è assente da troppo tempo dal dibattito della regione Basilicata, dalla sua programmazione. Quindi non dobbiamo andare col cappello in mano, ma l'amministrazione deve essere autorevole, forte, con idee chiare da chiedere, per chiedere investimenti in questa città. Dobbiamo trasformare il rapporto politico con il governo della città in un'opportunità per la città. Non dobbiamo creare conflittualità. Faccio un esempio: la regione Basilicata deve comprendere che per noi il mare, la spiaggia sono delle opportunità, non sono soltanto dei vincoli. Noi dobbiamo creare le opportunità per i nostri ragazzi. Policoro, mi accingo a chiudere, è una città che dobbiamo imparare ad apprezzare, soprattutto noi, amici. Soprattutto noi, perché spesso quando andiamo in giro ce lo riconoscono più gli altri che noi. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre, delle sue tante eccellenze. Per questo, cari concittadini di Policoro, cari policoresi, ci dobbiamo chiamare policoresi, cari amici. Domenica 11 giugno non sarà una domenica come tutte le altre. Domenica 11 giugno non è una domenica qualunque. Domenica 11 giugno dovrà essere il giorno del cambiamento. Vi chiedo per questo di votare per il centro-sinistra. Vi chiedo di votare per la politica dell'ascolto, della condivisione, della collegialità. Vi chiedo di votare per Enrico Mascia e fra 5 anni saremo qui a raccontare tutta un'altra storia. Evidente, cari concittadini, che il pallino passa nelle vostre mani, nelle mani di chi non si è fatta anestetizzare dalle cose dette e a volte urlate e distorte da questo parco. Il momento della verità si avvicina, la fibrillazione cresce. Noi non abbiamo bisogno di urlare le nostre ragioni, ma con la calma dei forti, con l'autorevolezza che ci contraddistingue tutti, vi abbiamo presentato una proposta frutto delle nostre e delle vostre idee condivise. Noi abbiamo accompagnato questi momenti uniti in festa qualche sera fa ai Giardini Murati con i nostri giovani e uniti con voi tramite i fecondi incontri di quartiere. E aggiungo, non solo con i nostri giovani, perché il microfono è stato aperto al contributo di tutti, tant'è che un giovane albanese nella sua semplicità ha richiamato prepotentemente le responsabilità dell'amministrazione in carica, descrivendo in maniera impietosa lo stato di degrado in cui la città versa e l'inadeguatezza dei suoi servizi. Tutto questo ci deve far riflettere e direi vergognare. Le immagini che sono passate, che mi piace richiamare, sono state più che eloquenti, e a poco servono le toppe dell'ultima ora nella ricerca affannosa del tempo perduto. Dove siete stati finora? Dove?
passate le immagini della Policoro dei Vogliamo, di un modo nuovo di essere in mezzo alla gente e per la gente, ascoltando, ascoltando. Chi però tuttavia crede di superare il confronto con una bella foto o una frase ad effetto o ipertrofizzando il ruolo dei social più volte richiamati, ha fatto male i conti con la vita reale. Ha fatto male i conti con la vita reale che siete voi, che siamo noi, che ci guardiamo occhi negli occhi. E infatti è importante sapere per che cosa si fa una cosa, con quali proposte, con quali soluzioni e soprattutto chi deve tradurre tutto questo in risposte concrete. Ho provato a spiegare tutto questo dal mio punto di vista e l'ho fatto da cittadino di Policoro, impegnato in questi anni in un altro mondo, in quello della sanità e della sanità militare, senza la pretesa di impersonare un modello che non mi appartiene, senza urlare, senza false enfasi elettorali, ma a modo mio, questo lo rivendico, a modo mio, con l'amore sviscerato che nutro per il luogo che mi ha visto crescere e in cui ho deciso di vivere da sempre, altro che sconnesso, da sempre, insieme alla mia famiglia. Credetemi, ho larga consuetudine, sono molto abituato al dialogo, al confronto, alla mediazione e mi è stato chiesto di essere questo, un uomo di sintesi di un mondo complesso e ricco di idee che mi sostiene e che sono ultraconvinto mi sosterrà, che sia ben chiaro, altro che alba, è l'alba di un lungo giorno piuttosto. Policoro ha bisogno di questo. Mi è stato detto che sono una risorsa ed io, spogliandomi delle mie sicurezze, quelle che ho costruito con il sudore della mia fronte, con fatica, con lo studio, con la dedizione, con un lavoro costante in tutti questi anni, ho accettato di condividere quel bagaglio di esperienze professionali, personali, e metterle volentieri a disposizione della mia, della nostra città, della nostra Policoro, per dirci. Ma pensate veramente che il bagaglio di esperienze acquisito in incontri e tavoli di lavoro ai massimi livelli anche politici o nella gestione di situazioni spesso complesse e pericolose in scenari operativi anche all'estero non possa essere messo al servizio di questa comunità? Pensate veramente che la gestione di uomini e risorse della quale da anni mi occupo, con un metodo di lavoro affinato in tanti anni e che mi ha permesso, lasciatemelo dire senza falsa modestia, di conseguire lusinghieri risultati dentro e fuori dalla mia amministrazione, pensate che questo non possa essere impiegato al servizio dei cittadini di questa città? Lo pensate davvero? Altro che frivolezze che ho sentito, altre che banalità che ho sentito proferire da questo palco. Sandokan, Marianna, ma chi? Ma che ci azzecca, avrebbe detto qualcuno. Ufficiale gentiluomo, beh, questa mi sta bene. Questa è la verità, sono un ufficiale ammiraglio e penso di poter dire anche un gentiluomo. È una colpa per caso aver esposto le nostre idee con i tratti e i modi di un gentiluomo? Autorevolezza, efficacia, efficienza e trasparenza. Grazie. Basta, se no mi monto la testa. Autorevolezza, efficacia, efficienza e trasparenza
sono valori ben domiciliati in chi vi parla e che mi hanno sempre accompagnato in questi anni, insieme con i concetti più volte richiamati prima: collegialità, partecipazione, condivisione. È una colpa aver coltivato questi valori e pensare a un certo punto della mia vita di metterli a disposizione della mia città? Devo forse chiedere il permesso a qualcuno che non siate voi? È tutta un'altra cosa, appunto, e non è un caso. È arrivato il tempo di mettere mani alle cose straordinarie, e cioè produrre nuove progettualità, ridurre il carico fiscale, ridurre il disagio sociale, ridurre i tempi della burocrazia comunale, gestire con competenza il personale, valorizzando le capacità e promuovendo la formazione. Il mondo si evolve. È tempo di definire le opere incompiute. E allora priorità alla piazza del Lungomare, lo abbiamo detto tante volte, e alla zona artigianale, vero serbatoio, vero bacino di posti di lavoro, se qualcuno non l'avesse ancora capito. Dobbiamo garantire più sicurezza al cittadino, tutelando la salute e quindi difendendo e incoraggiando tutte le risorse sanitarie presenti sul territorio e tutelando l'ambiente. Nessuno, dico nessuno, metterà le mani per violentare il nostro territorio. Dobbiamo esaltare le peculiarità del nostro territorio: ambiente, agricoltura, turismo. L'albanese avrebbe detto: più mare per tutti. Dobbiamo garantire organizzazione, informazione e comunicazione. Non mi sembra poco. Tutto questo lo si potrà fare se raccoglieremo l'11 giugno, come diceva Mimmo, la vostra fiducia. Fiducia in questa proposta e in questi uomini, su cui pongo un'unica garanzia che mi è consentito di offrire: il mio percorso personale e professionale, quello che ho rappresentato per questa comunità. L'11 giugno potrete dare la vostra fiducia a un uomo libero. Come liberi di esprimere il voto dovete essere voi, senza condizionamenti e ricatti. E a chi ha buone orecchie per intendere, intenda. A un uomo nuovo, a un uomo con certificate capacità di buon governo e di coordinamento. Il resto è un tutto già visto. Un'amministrazione uscente senza anima ha il cuore, come dice il suo massimo rappresentante, ma non ha un'anima. Nessuna grande questione affrontata e risolta, e soprattutto che ne abbia caratterizzato il suo effetto. E l'altro, un oppositore spesso poco propositivo, contro e non per. E in ultimo, stelle mai luminose, incapaci di intercettare, senza averne merito, il dissenso dei cittadini. E lasciatemi aggiungere un'altra cosa che ho sentito stamattina a un'intervista sul PR2. È davvero grottesco che si faccia dell'ironia senza sapere, e lo diceva prima pure Troisi, prima s'anna sapere come sono giunti i fatti, senza sapere come sono andati i fatti. La candidata ha ironizzato su una candidatura di mia moglie 5 anni fa. Tutti sapete che mia moglie non si è candidata a sindaco, e nei fatti lo sanno pure le pietre. E addirittura ironizzava sul fatto che la mia candidatura fosse un ripiego. Ma che dici? Informati, è grottesco esprimersi in questi modi. E qua mi fermo, per carità cristiana.
questo è il quadro al netto delle polemiche. Vi invito ad avviare una riflessione. Quello che stasera volevo ancora dirvi, mi preme molto dirvelo, e soprattutto un grazie per quella che è stata la mia prima campagna elettorale, quella di un cittadino e non di un politico di professione o peggio di un politicante. Grazie quindi, grazie per come mi avete consentito di svilupparla. Veramente anche in questo caso tutta un'altra storia. Una campagna elettorale veramente singolare, singolare nel senso che è stata caratterizzata da un atteggiamento attivissimo dei cittadini, da uno straordinario senso civico e di attaccamento a questa città che vi fa onore, questa città maltrattata e dimenticata, isolata da tutto e da tutti. Cittadini che ho incontrato nei quartieri, per la strada e nelle loro case, e dove spesso ho toccato con mano il disagio sociale, non che non lo conoscessi, ma dove ho ricevuto lezioni di grande dignità e dove mi è stata consegnata la fiducia, la speranza in un cambiamento. E lasciatemi dire, l'ironia che qualcuno ha fatto da questo palco sui miei caffè simbolici, ricorrendo al solito battutificio delle campagne elettorali rancorose e pettegolate, cose che non ci appartengono, lascio anche questo alla vostra valutazione. Come si può, mi domando, ironizzare su una iniziativa che spesso ha incrociato le disgrazie o i disagi altrui. Come si fa? Con voi cittadini, questa squadra ha scritto un programma aperto, che è una piattaforma aperta alle vostre proposte, ai vostri suggerimenti e di capacità inespresse. Ne avete tante per il muro che spesso si è alzato fra voi cittadini, fra noi cittadini e l'amministrazione. Quanti di voi sono stati cacciati in malo modo? Noi sapremo comunicare. Io vi assicuro, già nella condizione di candidato sindaco ho riempito un vuoto, perché la mia candidatura rappresenta voci che finora sono rimaste inascoltate. Noi sappiamo ascoltare. Da voi, cari amici, in queste settimane ho ricevuto suggestioni e stimoli davvero singolari e potenti negli incontri che ho fatto, non per contarci, ma per conoscerci meglio. E per dare forza a un'amministrazione che si vorrà distinguere, sì, per una gestione collegiale, che si vorrà distinguere, sì, per la partecipazione e condivisione che realizzeremo, come vi ho detto più volte, con i comitati di quartiere e i consigli comunali aperti ai cittadini, per adeguare l'offerta alla domanda piuttosto che viceversa, e per dare voce a chi deve avere voce, per fare pubblicamente domande e per ricevere pubblicamente risposte ed impegni. I valori di cui i miei genitori mi hanno nutrito in quella casa popolare in via Fortunato 12, le esperienze e i riconoscimenti che ho ricevuto nella mia carriera possono essere un esempio per i giovani, ai quali dico che la tenacia, l'impegno costante e lo spirito di iniziativa devono pur significare qualcosa. Praticate con fiducia questi valori. Io dico che sono un candidato sindaco che unisce. Io dico che non sono in corsa per una poltrona,
non faccio né questa né altre collezioni, ma sono in corsa per far scoprire alla mia città nuovi orizzonti di prosperità e benessere. E consentitemi, la scoperta di nuovi orizzonti è nel DNA di un marinaio, e io sono un marinaio. Io dico che sono esattamente come voi che mi ascoltate, un cittadino che è sempre stato in mezzo a voi e con voi, che non è sceso da nessun piedistallo come qualcuno vuol far credere, per il semplice fatto che non ci sono mai salito. Non un politicante, non un urlatore, magari mi smentisco stasera, non uno che viene a fare pettegolezzi su questo palco. Signori, si nasce. Uno che piuttosto che parlare di avversari parla di colleghi candidati sindaci, di maggioranza e minoranza piuttosto che di opposizione urlata e di politica spettacolo che non serve a niente, di proposte piuttosto che di no a prescindere. E allora, uniti, puliamo questa città dal rancore e dalle divisioni, e uniti rimbocchiamoci le maniche, anzi, visto che siamo in estate possiamo fare a meno di farlo, e senza perdere tempo lavoriamo da subito per questa città, per noi. È per questo che vi chiediamo tutti quanti che la coalizione coesa, forte, vi chiede di scegliere noi, che siamo il nuovo. Metteteci alla prova, forti delle nostre certificate competenze e professionalità. Una squadra con a capo uno di voi che sa bene parlare il linguaggio di tutti. Competenze e professionalità che leggete nel volto degli uomini e delle donne alle mie spalle, ma idealmente intorno a me, anzi vi prego, avvicinatevi, che spaziano dalla politica all'imprenditoria, dal turismo allo spettacolo, dalla cultura al mondo dei giovani, alle problematiche sociali, al disagio sociale, all'agricoltura, al mondo delle associazioni. Ci siamo tutti, e al più alto livello, che sia ben chiaro. Mi fate montare la testa, ragazzi. E sia chiaro una volta per tutte, la mia condizione di grande ammiraglio, grazie, come qualcuno ha detto, non mi mette in una situazione di distanza da voi, tutt'altro. Una chicca, sono noto nel mio ambiente anche per aver rotto certi schemi, oltre che per aver rotto spesso le scatole in maniera molto informale, per essere un ammiraglio irrituale, atipico, sempre disponibile all'ascolto di tutti e di fronte al quale non bisogna fare nessuna anticamera. Fra voi c'è gente che per motivi di lavoro ha frequentato Roma e ha frequentato il mio ufficio. Poi vi dico chi è, domandate per credere se avete qualche dubbio. E così sono sempre disponibile all'ascolto e a venire incontro ai bisogni di tutti nella mia attività pubblica, a molti di voi ben nota, di medico. È un privilegio, certo, che mi mette però nella condizione di essere al vostro servizio, sempre in contatto con i miei concittadini, svestendomi anche del camice di medico. Abbiate fede, so parlare bene e comprendere bene il linguaggio della cosiddetta gente comune, quella che preferisco, quella che dice vuol sentire le cose pane al pane e vino al vino, e non ce n'è per nessuno. Partiremo dalla città che c'è oggi,
per fare di Policoro una città laboratorio che valorizzi i nostri giovani, che non dimentichi i pensionati, che con la loro esperienza e saggezza sono una risorsa che valorizzeremo con progetti mirati e che li vedranno protagonisti di prima fila della nostra città. Ricuciamo lo strappo con le istituzioni che, attenzione, fa male ai più deboli, non certo a me, ai più deboli, e superiamo le problematiche caratteriali che si sono interposte in questo rapporto. Ho tempo, modo, voglia e competenze e metodo per fare il bene di questa città, che è una Formula 1 che da troppo tempo è rimasta in garage e che deve correre, correre, correre! Ognuno, dicevano i latini, è artefice della propria fortuna, e concludo. E voi questa possibilità l'avete nelle vostre mani l'11 giugno, una data che poi deve segnare una svolta decisiva nella nostra storia. Con quella matita l'11 giugno scriviamo tutta un'altra storia. Ormai manca solo l'ultimo gradino, saliamolo insieme e riprendiamoci, uniti per Policoro, la nostra città. Viva tutti voi, viva tutti noi, viva Policoro!